Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Probabilmente ci sarà un po' di vento, in tal caso dovrò ridoppiare tutto in fase di post-produzione, mi dispiace. D'altronde o becco la giornata col sole o becco la giornata col vento. Allora, oggi vi parlo del melograno o melagrana che è il frutto. Melograno è la pianta. Vediamo la messa a dimora in un terreno argilloso come il mio, cosa bisogna fare per evitare che la pianta soffra in futuro. E vediamo un attimino un po' qualche spunto per la coltivazione. Lo vediamo dopo la sigla. Allora, pianta di melograno, il frutto si chiama melagrana, appartiene alle Punicaceae. Finito già il momento di super quark, adesso andiamo avanti. Allora, il melograno si può coltivare sia ad alberello che a cespuglio. Così come è impostato adesso, verrà fuori il cespuglio. Se volessi l'alberello, dovrei tagliare tutti i ricacci laterali e far venire fuori soltanto il tronco principale, che è questo. Su questo aspetto non mi soffermerò oltre, perché come voi sapete io non sono un potatore, mi faccio sempre aiutare dal contadino vicino casa, che ne sa molte più di me, e quindi poi questo aspetto lo vedremo in un secondo momento. Sappiate solo che ci sono due tipi di coltivazione. È una pianta che raggiunge i 2 metri, 2 metri e mezzo circa di altezza, soprattutto se coltivata a cespuglio, non diventa molto alta, mentre supera i 2 metri abbondantemente se è coltivata ad alberello. I frutti sono rossi, grossi, soprattutto di questa qualità, che è la Wonderful rossa, è proprio una sua caratteristica. Maturano intorno a ottobre e il periodo migliore per mettere a dimora la pianta è o in autunno o in primavera. Ora siamo a gennaio, siamo in inverno, però è un periodo abbastanza mite e quindi ne ho approfittato. Potete trovare la pianta sia in vaso come questa, sia radice nuda. In vaso costa circa 15 euro, qui c'è il prezzo, l'ho presa in vivaio. A radice nuda costa dai 7 ai 10 euro insomma. Differenze, allora, questa ha un paio di anni di vita e si può mettere dimora praticamente in qualunque momento dell'anno, anche se il periodo migliore è il periodo in cui c'è riposo vegetativo, perché così le radici hanno tempo di attecchire e di riprendersi dallo stress del trapianto. Quella radice nuda va invece trapiantata soltanto nel periodo invernale, cioè autunnale invernale, che c'è riposo vegetativo. Io comunque la metto in questo periodo. Allora, due parole, questo vale per tutte le piante, queste in vaso. Vedete le radici come si stanno spiralizzando, proprio questo è il termine, la spiralizzazione delle radici. Quindi bisogna interrompere, romperle un po', separarle. Se avete un paio di guanti è meglio, perché le radici in questo modo riescono a aprirsi. Invece, se le prendete a radice nuda, vi consiglio di fare l'operazione di inzaffardatura. Vi lascio qui la copertina del video, perché aiuta le radici a riprendersi dallo stress. È un'operazione semplice. Ecco qua. Ovviamente il vento mi accompagna. Voilà, vedete che stiamo dando aria alle radici, vedete? Allora, intanto il terreno. Questa ama un terreno sciolto, il mio è argilloso, quindi è l'opposto di quello che potrebbe andare bene. Quindi bisogna fare questa operazione qui. Ho preparato la buca, vedete, molto profonda. La pianta dovrà essere messa a questa altezza. Con la terra che ho tolto mischierò della sabbia di fiume e la renderò più leggera. Al di sotto metterò uno strato di stallatico pellettato, compost se l'avete, io sono lo stallatico pellettato. Coprirò con un po' di terra per non far toccare lo stallatico sulle radici, dopodiché adagerò la pianta, che deve avere il colletto fuori dallo strato di terra, dal terreno. Ci mettiamo al lavoro. Questa è la terra che ho tolto. Questa, quando piove da me, diventa completamente un corpo unico, è argilla veramente allo stato puro. La smuovo un po', c'è qualche larva che tolgo, dovrebbe essere cetonia se non sbaglio, sono quelle che si nutrono delle radici morte, non provocano i danni ma mangiano ciò che è stato provocato dalla natura. Oh, qui abbiamo un po' di sabbia di fiume. Per le proporzioni vado occhio. Se ne avanza va benissimo, perché ho due piante da mettere a dimora. Voilà. Stallatico pellettato. Io faccio uno strato di 2-3 cm sul fondo, sarà circa un chilo immagino. Copro con quello che ho fatto. Ecco, adesso è importante fare la misura per far arrivare a filo la pianta. Ecco, ci siamo quasi. Se rimane una piccola conca intorno va benissimo, perché serve a raccogliere l'acqua. Giusto una manciata intorno. Arrivati a questo punto si preme
con il piede per fare aderire bene la terra al fondo e ai lati e dare sostegno alla pianta. Qua ultime due operazioni da fare: bagnare, così l'acqua penetra nel terreno, così lo premiamo ancora un po' col piede e si assesta, e coprire le radici, cioè questa parte, con una pacciamatura. Nel mio caso metterò un po' di paglia. Allora, ho aggiunto intanto una canna per dargli sostegno. Intanto che la leggo, due parole. Allora, melograno sotto 10 gradi soffre terribilmente e rischia di morire, quindi se siete al nord Italia e avete queste temperature lasciate stare, perché non è cosa. Si coltiva generalmente al centro sud, io sono in centro Italia, meno 10 non li raggiungiamo da molti anni. La mia è una zona molto ventosa, quindi uno o più tutori ci vanno tutti. Il trattamento che farò prossimamente è a base di rame e poltiglia bordolese, lo farò su tutti gli alberi. Ne farò 2/3, quindi avrei dovuto farne uno a novembre, ma c'erano ancora sulle foglie e non ho potuto farlo. Ne farò uno adesso, siamo all'inizio di gennaio. Ne farò uno a febbraio e, se fa freddo, uno a marzo. Serve per le malattie fungine, ad esempio per il pesco, sulla bolla del pesco. E su tutti gli altri alberi da frutto serve appunto per eliminare le spore. Bene, diamo un'innaffiata. Si assorbe abbastanza velocemente perché con la sabbia è abbastanza sciolto ed era quello che volevamo noi alla fin fine. Oh, vedete, ho lasciato una sorta di conca, lo faccio ogni volta che trapianto un albero. Serve per raccogliere un po' l'acqua piovana, soprattutto nel periodo primaverile-estate, dove piove poco ultimamente. E un'altra raccomandazione: nel periodo caldo hanno bisogno di un po' di acqua. Infatti il mio prossimo grosso lavoro da fare sarà quello di portare l'irrigazione a goccia almeno sugli alberi più piccoli che ho, e sarà un lavoro titanico per me, perché devo attrezzarmi con le pompe, pannelli solari e quant'altro, perché non ho niente, non ho la corrente qua vicino. Adesso lo facciamo assorbire un attimo, poi gli diamo un'altra calpestata, lo assestiamo. Voilà. Ultima operazione e poi chiudiamo, eh. Questo serve per proteggere, per quello che può fare, le radici, quelle superficiali, quelle più in alto, dal gelo. Ci metto qualcosa sopra. Tempo oggi pomeriggio, non trovo più niente di paglia. Ecco qua. Ora, dopo tutto questo lavoro e questa fatica, vi dico tranquillamente che a me i melograni mi piacciono. Tutta questa fatica l'ho fatta per mia moglie, che li adora, e quindi un po' sono per lei, sono dedicati a lei. Ne ho un'altra lì, trovo la posizione giusta, faccio la stessa operazione e per oggi abbiamo finito. Tanto ne approfitto soltanto per farvi vedere il panorama. Spero che si veda quella macchia laggiù, quella più scura, quello è il mare. Qui siamo nelle Marche, Marche zona alta, e io mi sono innamorato di questo posto. Non sono nativo della zona, ma è stata scelta come mia residenza per passarci la vecchiaia, perché è un posto meraviglioso. Guardate, non c'è un filo d'erba fuori posto, a parte il mio boschetto, ma tutto il resto, guardate, è uno spettacolo tenuto maniacalmente. Sono grandi lavoratori, grandi contadini qui, e poi si vede il mare laggiù nelle giornate più belle. Quindi non possiamo chiedere nient'altro, guardate. Meraviglioso. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, così poi avrete le notifiche ogni volta che pubblico un video nuovo, uno o due a settimana. Tratto un po' di giardinaggio, attrezzatura non per professionisti, noi che siamo hobbisti, un po' di biomassa, pollaio, insomma la vita in campagna, quello che tutti noi possiamo fare e senza voler strafare, insomma non siamo professionisti. Va bene, dai, grazie per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata.